Buongiorno amici e amiche, buon martedì 8 dicembre 2020. Oggi solennità dell'Immacolata Concezione, ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Immacolata Concezione è la solennità con la quale festeggiamo un dogma, una verità di fede, riguardante la Vergine Maria, concepita cioè senza peccato. Noi nasciamo con il peccato, originato dal primo uomo che è acceduto alle lusinghe del diavolo, che è poi giunto fino a noi. Noi col battesimo siamo purificati, liberati da quel peccato, siamo redenti, resi cioè immacolati da Gesù. Maria invece è nata senza peccato, in lei non c'è stata mai traccia di umana debolezza. La tentazione non ha mai avuto la meglio su di lei. Nella sua vita Maria non ha mai aderito al peccato, ma piuttosto ha seguito il Signore anche nelle scelte dure e incomprensibili. Ecco perché Dio l'ha scelta. In realtà l'ha prescelta, aveva cioè previsto che una donna sarebbe nata pura e sarebbe stata libera di scegliere come tutti se restarlo o meno. La Vergine ha scelto di rimanere pura così. Dio le ha chiesto di prendere vita nel suo grembo per il grande miracolo della redenzione dell'umanità. Ecco perché leggiamo il Vangelo dell'Annunciazione della nascita di Gesù, il giorno in cui festeggiamo la bellezza di una donna che sin dalla nascita era pura e ha scelto di restare tale. E allora Dio ha trovato la strada libera per poter entrare nel mondo in modo puro, tentato ma non macchiato. Maria non ha mai voluto aderire alla tentazione, piuttosto ha sempre chiesto al Signore di fare la sua volontà ed essendo ripiena di Spirito Santo si è lasciata guidare da Lui. Allora noi, di fronte alle scelte e alle tentazioni, da chi ci facciamo guidare? Buona giornata a tutti.